Un incidente si è verificato al liceo statale Elio Vittorini di Napoli, nel quartiere Arenella, dove un power bank è esploso in classe causando l'intossicazione di 7 studenti, di cui 2 in condizioni più serie, portati al pronto soccorso. L'episodio avvenuto lo scorso venerdì 4 ottobre ha reso necessario l'intervento del personale del 118 con bombole per contrastare l'intossicazione da fumo e l'evacuazione immediata dell'aula. Il power bank si trovava nello zaino di una studentessa e senza preavviso è esploso, generando un forte boato e innescando un incendio nello zaino stesso. La plastica in fiamme ha rilasciato fumi tossici che hanno causato difficoltà respiratorie tra gli alunni. Fortunatamente, grazie alla tempestiva evacuazione e all'arrivo rapido dei soccorsi, non si sono registrati feriti gravi. La dirigente scolastica Donatella Mascagni ha dichiarato a fanpage.it che l'evento è stato un caso raro, ma possibile, riconducibile a un malfunzionamento del dispositivo. Ha sottolineato l'importanza di informare i ragazzi sui rischi associati a dispositivi come power bank e batterie degli smartphone, sebbene non si possa vietarne l'uso. Ha ribadito che si è trattato di un episodio accidentale che però ha messo in evidenza la necessità di una maggiore consapevolezza sui potenziali pericoli legati a questi strumenti di ricarica portatili.